Cosa succede, signore? Mi ha promesso una licenza e sono ancora qui. Vero sia per qualcosa di grosso. Mi spiace averti revocato il permesso, ma ci servi qui. La merda è caduta sul ventilatore. Ancora mezz'ora e avrebbe dovuto rivoltare tutta Ceylon per trovarmi. Allora che c'è? Brutta storia, Steve. Non mi piace. Non mi piace affatto. Abbiamo la neve alle spalle. È stato necessario evacuare il villaggio Jarai e l'avamposto. Come? Dovevamo abbandonarlo. Non c'era modo di difenderlo. Che uscita! Boom! Peccato che lei non mi abbia permesso di farlo saltare più tardi, capitano, con tutti i gialli dentro. Troppo rischioso. Almeno ora possiamo raccogliere le forze e concentrarci sulla difesa del campo. Crede che tenteranno di attaccarci qui? È davvero così grigia? È peggio di quanto tu possa immaginare. Abbiamo un sacco di feriti. Le foro in ospedale e Orster lo raggiungerà presto. Ho richiesto rinforzi. Abbiamo la priorità per il supporto di artiglieria e aviazione. Volevo ci mandassero qualcuno alla svelta, ma per ora ce la dobbiamo cavare da soli. E i feriti? Ne abbiamo più di quanti possiamo ricoverare, senza parlare di quelli in grado di camminare. Come questo stronzo qui, che dovrebbe stare in ospedale. Ho organizzato un recupero per i casi più gravi, ma temo che alcuni di loro dovranno rimanere qui, dottore. Almeno per un po'. I Charlie hanno iniziato un'operazione in grande stile. C'è attività in tutto il settore. Già, ma la maggior parte è qui attorno, giusto? Affermativo, Bronson. Quei bastardi ci stanno alle costole. Dobbiamo prendere tempo. Magari un contrattacco. Possiamo farcela. Mi dia qualche uomo e... E domani sarete cibo per vermi. Ah, non fare la checca, Doc. Stronzate, Doc. Possiamo fotterli. Mordi e fuggi. Negativo, Steve. Più tardi, forse. Abbiamo qui un elicottero. Mi serve che qualcuno controlli la situazione al vecchio avamposto LLDB. So che i regolari dell'NVA si stanno ammassando lì e forse si preparano a venire da questa parte. In quel caso sarebbe il punto ideale per un attacco aereo. Sono d'accordo. L'aviazione manderà due aerei. Controllate la zona circostante e indicategli i bersagli. Se i Charlie sono già in movimento, rallentateli. Il ponte! Mi leggi nel pensiero. Se butta male come presumo, l'aviazione lo farà saltare. Insomma, me ne sto seduto su un elicottero. Non preoccuparti, avrai l'occasione di fare l'eroe. Bene, ora va. Quelli dell'elicottero aspettano. Prendi Superman con te. Lo possono portare loro in ospedale.
Godetevi lo spettacolo! Tempesta, qui Falco 1. Bersaglio mancato, amico. Il ponte è ancora in piedi. Passo. Falco 1, qui Tempesta. Come mancato? Giurerei di averlo beccato in pieno. Passo. Tempesta, qui Falco 1. Sfiga, missili a segno, ma il ponte è ancora intatto. Chiudo. Bandiera rossa dell'NVA. Solo questa. Questo dovrebbe funzionare. L'hanno mandato qui da Hanoi. Sono documenti nord-vietnamiti. E andiamo con la seconda.
Speriamo che regga. Io qui non ci torno. Ora torniamo all'elicottero e filiamocela da quest'incubo. Falco 1, avanti, qui Hawkins. C4 piazzato, mi serve un passaggio. Passo. Qui Falco 1, aspetta, ti vedo. Stiamo scendendo. Questo ci farebbe guadagnare. Ben 6, qui Falco 1. Ponte abbattuto, passo. Falco 1, qui 6. Dite a Hawkins che ha fatto un ottimo lavoro. Ora tornate al campo, ho bisogno di lui, passo.